Ciao, buongiorno. L'orologio è un prodotto industriale estremamente interessante perché è molto simbolico e le persone si trovano attraverso l'orologio collegate al tempo dell'universo. Gli orologi tradizionali risalgono a vari secoli fa e sono un po' dei meccanismi magici perché riassumono e contengono un po' in una piccolissima misura l'universo, perché ricordano le stelle, il movimento astronomico e anche legato al senso dell'astrologia, per cui c'è molta magia nell'oggetto orologio. Allora, a un certo punto nella storia dell'orologio è arrivata una specie di scissione dal meccanismo meccanico. Allora, da parte della persona è diventata un altro tipo di merce, cioè non lo si compra più solo per guardare l'ora, lo si compra per aprirsi un universo di comunicazione molto vasto. Allora, questi orologi sono evidentemente una grande novità e affrontarli è stato molto interessante. Io ci ho messo dentro l'esperienza del senso che sono riuscito a dare nel mio passato agli altri orologi, di renderli molto gradevoli alla vista, di una grafica molto molto aggiornata, molto facilmente leggibili e però anche con una carica di fantasia nella loro visione che permetta la presenza di colori, di grafie, di segni colorati, anche un pochino simili sia alla precisione dell'orologio ma sia alla gradevolezza della pittura. Ecco, sto lavorando su questi aspetti per questo orologio. Allora, per un designer specialmente europeo, il collegamento con l'alta tecnologia vede proprio due responsabilità, una che è degli ingegneri della tecnologia e un'altra che è quella dello stile dell'oggetto, che vengono messi insieme e se vanno bene d'accordo succede un piccolo miracolo.